Wow, che divertente! Siete un'ottima squadra! Che caldo! Facciamo un bagno? Oh no! Ci sono troppe onde, anche con il salvagente può essere pericoloso! Trovato! Sapete cosa sarebbe divertente? Fare una piscina nella sabbia! È facilissimo! Dobbiamo solo scavare un buco e riempirlo di acqua. Groovy, trasformati in escavatore. Giusto! Prima dobbiamo fare un buco. Bello profondo! E poi? Esatto! Riempirlo di acqua! Se spruzzi tutto fuori, dovrai riempirlo di nuovo! Buon divertimento! Benvenuti alla gara di travestimenti di Groovy il marziano! Come giudici abbiamo la signorina Phoebe, il signor Tenerone e il signor Miele! Non vediamo l'ora di scoprire con quali maschere ci stupirai, Groovy! Pronto? Wow, Groovy! Che bel leone! Vediamo che voto ti danno i giudici. Abbiamo un 3, un 5 e uno 0. Miele, non te ne fa passare una, Groovy. Vediamo il secondo travestimento della serata. Groovy, mi sa che hai fatto un pasticcio con i personaggi di Toy Story. Vediamo cosa ne pensano i giudici. Groovy, non siamo riusciti ad aumentare i punti. Terzo e ultimo tentativo. Hai pensato a qualche super travestimento? Wow! Stupendo! Ai giudici piace tantissimo! A tutti! È un giorno stupendo per imparare... Cosa? Cos'è successo? Che disastro, bambini! Prima di iniziare la lezione, puliamo un po'
altrimenti non impareremo niente in queste condizioni. Bambini, non sapete riciclare? Vedete questo simbolo? Significa riciclo. Trasformare la spazzatura in qualcosa di nuovo. Volete imparare qualcos'altro sul riciclo? Iniziamo allora con la regola delle 3R. Ridurre, riutilizzare e riciclare. Prendiamo come esempio una busta di plastica. Per ridurre la plastica, potremmo andare al supermercato con un carretto della spesa, così non ci servono buste. Per riutilizzare la plastica, potremmo andare al supermercato con una busta che abbiamo già in casa. Infine, quando la busta è troppo vecchia, la possiamo riciclare per farci delle buste nuove. Avete capito? Groovy, non si può riciclare una banana per avere banane nuove. Sapete perché tutte queste cose sono così importanti? Guardate, bambini. Anche se pensiamo che una sola bottiglia non è nulla, tante bottiglie insieme generano un mucchio di spazzatura e siamo in tanti a sporcare la terra. La maggior parte di questa spazzatura non viene riciclata e finisce nel mare, formando delle grandi isole che ci metteranno oltre 500 anni a decomporsi. Nel mare c'è sempre più plastica e ci sono sempre meno pesci. Lo so, ragazzi, ma non tutto è perduto. Se riduciamo le confezioni usa e getta e riutilizziamo e ricicliamo quelli inevitabili, riusciremo a ridurre la spazzatura. Allora, impariamo a riciclare? Guardate, bambini! Il bidone blu è per la carta, il bidone giallo è per la plastica e il bidone rosso è per i prodotti organici, come la tua banana, Groovy. Allora, ricicliamo? È finita la lezione, ma va bene così. Avete imparato una lezione molto più importante: l'importanza del riciclo. Che bella giornata per imparare i nomi della frutta e della verdura. Vediamo cosa abbiamo qui. Frutta e verdura. Che buono! Sapete tutti i nomi? Pomodoro, banana, melanzana, carota, patata, pesca, broccoli, lattuga, mela e asparagi. Bene! Bene, bambini! Sapete già come sono fatti un pomodoro, una pesca o una banana, ma... sapete cosa sono frutta e verdura? Volete che vi spieghi la differenza? Ottimo! Pops, mi aiuti? Tutte e due, la frutta e la verdura, provengono dalle piante. A seconda della parte della pianta da cui provengono saranno frutta o verdura. Iniziamo con la frutta.
Tutti i frutti prima sono stati dei bei fiori. I fiori non solo hanno un buon profumo, aiutano anche le piante a riprodursi. Per questo i frutti hanno i semi. Per questo i pomodori, le banane, le melanzane, le pesche e le mele sono frutti. Prima sono stati dei fiori. E le verdure, allora? Le verdure sono qualsiasi altra parte commestibile della pianta. Semi, tuberi, radici e bulbi stanno sottoterra, e poi steli, foglie e fiori. Sottoterra ci sono verdure come le carote e le patate. Mangiamo anche steli come gli asparagi, foglie come la lattuga e fiori come i broccoli. Ci metterete un po' a imparare a distinguerli. Anche gli adulti a volte sbagliano. Volete giocare con la lavagna digitale per esercitarvi? Dovete mettere la frutta a sinistra e la verdura a destra. Pronti? Oh no! Dov'è la bacchetta? Non importa, bambini. Groovy può aiutarci. Wow! Grazie, Groovy! Pomodoro, frutta o verdura? Ricordatevi che hai semi. Esatto, i pomodori sono frutti, anche se non sono dolci. Banana? Esatto, le banane sono frutta. E la melanzana? No, bambini, prima sono stati dei fiori. Giusto, le melanzane sono frutti. E la carota? Sì, le carote sono radici commestibili. E cosa mi dite della patata? Esatto, le patate sono verdura, sono tuberi. E la pesca? Facile, no? Giusto, le pesche sono frutti con dei semi molto grandi. E i broccoli? Verdura, giusto. Anche se è difficile da credere, i broccoli sono fiori. E la lattuga? Anche questa è facile. Sono foglie, perciò è verdura. E la mela? Frutta, ovvio. Hanno dei semi abbastanza grandi. E l'ultimo? Gli asparagi. Molto bene, Groovy! È una verdura perché si tratta di steli. Siete stati bravissimi! So che a volte può essere complicato, ma che sia frutta o verdura, ricordati di mangiarne tanta di entrambi! Ciao, Phoebe! Ehi, ciao, Groovy! Wow, cosa costruite? Una casa sull'albero. Wow, che divertente! È stupenda! Groovy, sei il migliore! Sapete cosa sarebbe divertente? Colorarla! Che bella! È pronta la casa? Ce la fate vedere?
Oh, oh, bambini! La nostra casa sull'albero! Non è su un albero! Ma Groovy ci può aiutare! Groovy, trasformati in Gru! Molto bene! Siamo invitati nella vostra casa sull'albero? Bene! E qual è la parola d'ordine? Ciao bambini! Che costumi alla moda! Sono perfetti per pattinare sul ghiaccio! Divertente! Forza, Groovy! Stai bene? Bambini, cos'è stato? Eccolo lì! Guardate! Un amichetto è rimasto intrappolato. Dobbiamo aiutarlo! Phoebe, tu non hai questo potere. A meno che... Groovy, ci aiuti tu? Forza ragazzi! Che grande squadra! Ciao bambini! State giocando con la plastilina? Che bello! Adesso potete fare un pupazzo di neve, è molto semplice! Pops ha ragione! Possiamo fare un vero pupazzo di neve! Bambini, stavamo per fare un pupazzo di neve! Cominciamo!
ci serve una grande palla di neve per il corpo. Esatto, Phoebe. E adesso una più piccola per la testa. Non così piccola, Groovy. Così va meglio. Adesso ci servono un paio di rametti per le braccia. Groovy, cerchi delle pietre per gli occhi e la bocca? E tu, Phoebe, puoi cercare una carota per il naso. Ottimo, bambini! È quasi fatto! Però gli manca qualcosa. Esatto! Il cappello a cilindro! Adesso sì! Divertente! Wow, Phoebe! Sei una vera supereroina! Che divertente sarebbe essere davvero dei supereroi! Groovy, pensi che potremmo giocare a essere veri supereroi? Wow! Super Phoebe alla riscossa! E quale sarà la prima missione di Super Phoebe? Esatto! Aiutare chi ha bisogno! Sembra che nessuno abbia bisogno di aiuto. Pops ha avuto una bella idea! Andiamo alla ricerca di avventure! Bambini? Oh, eccovi! Dai, non preoccuparti, bimbo. Ti procureremo un gelato nuovo. Eccolo! Phoebe, non hai bisogno dei poteri per essere una vera supereroina.